Studiare la storia è indispensabile per capire il presente. E allora proviamo a fare qualche passo indietro nel tempo per capire un po' meglio quello che sta accadendo in Ucraina. Il conflitto ci riporta ad atmosfere che speravamo chiuse nei libri di storia. Mai come oggi è essenziale orientarsi bene tra tutto ciò che riguarda la NATO e la Guerra Fredda. Tranquilli, vi aiutiamo noi con un ripasso in 4 punti. Primo punto, le origini. La cosiddetta Guerra Fredda è iniziata subito dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale. L'anno spartiacque è il 1947. È da quell'anno che, secondo Winston Churchill, il mondo si è ritrovato separato da una cortina di ferro. Est contro Ovest, Stati Uniti contro Unione Sovietica. Ma cos'è davvero la Guerra Fredda? Il termine sintetizza uno stato di confronto permanente, ostile, piuttosto teso, tra le due superpotenze che erano emerse vincitrici dal Secondo Conflitto Mondiale. Ma perché una guerra, seppur fredda, tra i due principali oppositori della ferocia nazista, alleati tra di loro? Stati Uniti e Unione Sovietica rappresentavano e portavano in sé due visioni universalistiche completamente opposte del vivere civile e sociale. Punto secondo, le alleanze. La contrapposizione tra i due blocchi si è cristallizzata con la nascita della NATO e del Patto di Varsavia. Si tratta di due alleanze militari. La prima, detta anche Patto Atlantico, è nata nel 1949 e all'inizio riuniva Stati Uniti, Canada e 10 paesi dell'Europa occidentale, Italia inclusa. La seconda, nata nel 1955, riuniva Unione Sovietica, Jugoslavia e 6 stati dell'Europa centro-orientale. Nel corso degli anni ci sono stati momenti di grandissima tensione, dalla crisi di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dal Vietnam all'Afghanistan, ma Mosca e Washington non si sono mai scontrate direttamente. Proprio per questo si dice che è una guerra fredda. Punto terzo, la fine del conflitto. Nel 1989 crolla il muro di Berlino. A quel punto iniziano a dissolversi uno ad uno tutti i regimi comunisti degli stati dell'Europa centro-orientale. E così si arriva al 1991, lo scioglimento dell'Unione Sovietica. E arriviamo al quarto e ultimo punto, l'eredità del conflitto bipolare. Nel 1991 il Patto di Varsavia si è dissolto, ma la NATO è sopravvissuta, anzi si è allargata, tanto che oggi comprende 30 paesi. Come mai? Oggi i paesi aderenti alla NATO costituiscono un importante blocco geopolitico che si estende dal Pacifico ai confini orientali dell'Europa. Dopo la fine della Guerra Fredda fu deciso di mantenere in vita l'alleanza per obiettivi politici, a sostegno dei valori di democrazia e libertà, ma anche militari, con la possibilità di intervento dietro mandato delle Nazioni Unite. Nel 1999 furono per primi Ungheria e Polonia ad aderire all'alleanza, seguiti poi molto rapidamente da altri paesi dell'Europa dell'Est. Tutto chiaro, ragazzi? Dire no alla guerra è scontato, ma bisogna sapere andare oltre per capire cosa ci sta dietro e perché, storicamente, siamo arrivati a questo punto. Parola d'ordine, lucidità.